per iniziativa di alcuni giovani appassionati di cinema, nasce l'associazione Arterula. E io, in compagnia di Pietro Brundu, voglio approfondire gli aspetti che riguardano questa bella associazione. Pietro, di cosa stiamo parlando? Allora, stiamo parlando di cinema, direi di un cinema fatto in casa, visti i mezzi. Iniziamo appunto nel 2000-2002 con il primo film che era Banditi in Gallura, una sorta di rivisitazione in chiave comica del banditismo che purtroppo affliggeva insomma Erula e la Gallura e l'Anglona nel 700 e nell'800. Rivisto in chiave comica, a questo film hanno partecipato, direi, persone di tutta l'età del nostro paese. Pietro, perché la cosa importante, l'aspetto particolare da sottolineare è il fatto che tutti gli abitanti di Erula sono protagonisti. Sì, tutti i protagonisti, e dopo 6-7 mesi di lavorazione si fa la classica, la prima del film, che è la proiezione in piazza, in cui si mettono circa 500 sedie che riusciamo poi a riempire questi posti a sedere. Si fa appunto la proiezione della prima dei nostri film qui a Erula, poi eventualmente si esporta anche nell'Interland. Pietro, ovviamente la prima serve anche per capire se il film è piaciuto, se il film è andato bene e se bisogna continuare a promuoverlo. Sì, direi che di solito è piaciuto, e lo riprovo che dopo Banditi in Gallura è nato un secondo film, siamo nel 2003, sulla stessa chiave, quindi tutto il paese che partecipa. Il titolo era Il Vampiro, anche questa è una commedia in chiave ironica di una sorta di vampiro che si risveglia dopo anni di sonno, di ibernazione, e va un po' a combinare i guai nel nostro paesettino. Pietro, tutto il paese appunto partecipa, quindi tutti sono protagonisti, ma una nota va spesa per Maurizio Marras. Sì, Maurizio direi che va citato per la creatività, è lui che compone le musiche, è lui che ha fatto gli effetti speciali e il montaggio, è lui che anche nei documentari, gli ultimi che nella nostra ultima produzione appunto si è dato da fare. Pietro, andiamo avanti, vediamo le altre vostre produzioni. Abbiamo una giornata di caccia grossa a Erula. Sì, la caccia ha rappresentato per Erula, direi per tutta la Gallura, l'Anglona, una cosa importante, quindi invitato dalle 5 compagnie di caccia del nostro paese. Abbiamo fatto un montaggio, abbiamo ripreso i momenti fondamentali di una classica domenica della caccia al cinghiale. Andando avanti poi troviamo I Candelieri di Nulvi. Siamo stati a Nulvi nel poco fa, nel paese precedente che abbiamo visitato, e quindi qua c'è, immagino, tutta la descrizione di questa festa, dei festeggiamenti. Sì, direi che anche grazie a voi giornalisti ci hanno notato anche gli amministratori dei paesi dell'Interland, in particolare l'amministrazione comunale di Nulvi. Siamo nel 2005-2006, ci ha contattato e ci ha commissionato il DVD dei Candelieri, che direi che è il più completo che sia mai stato realizzato a Nulvi, questo a dire degli amministratori. Passo importante, Pinocchio, perché? Allora, eccolo qua, Pinocchio direi che è finalmente la svolta. Se gli attori, le comparse sono, la maggior parte sono di Erula, però per la prima volta abbiamo fatto un discorso aperto agli altri comuni. Parlo della zona di Ozieri del Monte Ocuto, parlo della Gallura, parlo della nostra Anglona. Abbiamo praticamente chiesto un piccolo contributo alle varie amministrazioni comunali, abbiamo scelto le location in questi comuni, abbiamo quindi girato proprio gli esterni e gli interni, una sorta di set itinerante. E se la prima è sempre stata fatta a Erula, le altre proiezioni, sono quasi 30 direi, sono state fatte nelle piazze di tutti questi comuni nell'arco di 2 anni. Pietro, ti ringrazio, davvero una bella iniziativa che promuove Erula e quindi fa conoscere questo paese, questo nuovo centro in tutta la Sardegna e non solo. Il nostro viaggio di Pro Sardegna per questa